adesso andiamo avanti con gli aggiornamenti da, diciamo sulla vicenda che vi abbiamo, con cui abbiamo aperto all'inizio, l'assassinio in Congo dell'ambasciatore italiano, del carabiniere, del autista che guidava appunto il convoglio del World Food Program. Enzo Nucci, buongiorno, siamo da te. Buongiorno a voi. Quali gli aggiornamenti che puoi darci? Ci sono appunto i ROS dei carabinieri. I ROS dei carabinieri sono sul luogo appunto dell'agguato per stabilire la dinamica. Innanzitutto andrà chiarito perché quel convoglio del Programma Alimentare Mondiale, di cui facevano parte anche i nostri connazionali, non fosse scortato. È una zona che resta pericolosa, nonostante il fatto che operatori umanitari civili si muovano con una certa padronanza, ma in ogni caso la presenza di un ambasciatore e di personaggi di primo piano, come era anche Rocco Leone, che è il vice direttore del Programma Alimentare Mondiale, avrebbero richiesto quantomeno una scorta, ed è qualcosa su cui anche le Nazioni Unite dovranno dare risposte, così come le autorità locali. L'altra parte dell'inchiesta importante su cui stanno lavorando i ROS è acquisire le armi utilizzate dai Rangers e anche dai soldati che sono intervenuti sul luogo dell'agguato e che sono state appunto le protagoniste della sparatoria con gli aggressori. Questo serve per capire ovviamente il calibro dei proiettili e anche le angolazioni di spare. Insomma, andrà chiarito, per essere chiari, se purtroppo il nostro ambasciatore e il nostro carabiniere non siano morti per fuoco amico, cioè nel corso appunto di questo intervento per liberarli non sia piovuto su di loro una pioggia di proiettili appunto di coloro che erano arrivati per aiutarli. Questo è un grande dilemma e sarà anche una cosa molto lunga e difficile, perché ricordiamo che in quelle zone lo Stato centrale non ha un governo del territorio, non ha un possesso del territorio, così come non ce l'ha nemmeno il contingente della missione dei caschi blu, della forza di stabilizzazione, che anche loro non controllano il territorio, ma come abbiamo più volte ribadito, il controllo è di queste bande che si muovono in quella zona. Sarà lunga, sarà difficile e sarà anche problematica probabilmente. Grazie, grazie. Intanto Enzo Nucci, ricordiamo che le salme, come abbiamo detto in apertura, Marco, sono arrivate ieri sera in Italia. Questo pomeriggio, anzi questa mattina, il ministro della Farnesina Di Maio riferirà in Parlamento e giovedì ci saranno i funerali.